Francesca, che non so in quale ordine, comunque ci parleranno dell'esperienza di Gasse Capovolta, del loro corso di formazione ormai famoso in Gasse Capovolta alle scuole primarie. Siamo due insegnanti di scuola primaria che insegniamo a Milano, in un istituto comprensivo di Milano. Abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando la Sorpresa Classroom da ormai 2 anni e abbiamo utilizziamo una piattaforma Moodle per mettere in materiale le lezioni e per far lavorare i bambini anche in rete, in maniera anche collaborativa delle volte. Abbiamo utilizzato la piattaforma Moodle proprio per le difficoltà che si creano facendo stare in rete dei bambini piccoli, perché è necessario che ci sia una piattaforma chiusa, una piattaforma in cui vengono accreditati dalla maestra che attribuisce ad ognuno la password, e una piattaforma in cui non può entrare nessuno tranne di loro. Una piattaforma in cui ciò che fanno può essere controllato dalla maestra, e in questo modo abbiamo iniziato la sperimentazione. All'inizio i genitori si chiedevano: ma perché dobbiamo fare questa cosa? Anche perché all'inizio i bambini l'avevano presa in maniera molto simpatica, come se fosse Facebook, perché si potevano mandare i messaggini, inserire delle immagini nel profilo, insomma la prendevano proprio come Facebook. Ed è comunque una cosa positiva, perché in questo modo prendevano confidenza con la piattaforma e hanno in pochissimo tempo imparato ad utilizzarla, forse meglio di noi, forse molto molto meglio di noi. E poi i genitori, man mano che si andava avanti, si sono resi conto della gioia che i bambini avevano nello studiare a casa, nel vedere i video, nel fare i giochi che li mettiamo sulla piattaforma, e quindi si sono anche loro convinti. Ma non è stato facile, Vi facciamo vedere un poco qualcosa. Allora, la nostra, abbiamo pensato di chiamarla Flip Class. Allora, abbiamo fatto diverse sezioni della piattaforma. C'è un'aula docenti dove abbiamo inserito le nostre cose, diciamo. È un po' il nostro garage, sostanzialmente. Noi prepariamo le cose e le parcheggiamo lì. In quest'aula praticamente non possono entrare i bambini. Poi c'è la bacheca dove si mettevano avvisi nel caso sia. Si mettevano avvisi, anche video fatti con i bambini, eccetera, eccetera. Ad esempio qui vi dico soltanto una cosa, c'era questo bambino che era andato in viaggio nella capitale e lui avrebbe scritto un diario per comunicare ai compagni cosa faceva giorno per giorno. E poi vediamo. Ci sono matematica, inglese e scienze di italiano. Vi faccio vedere qualcosa di italiano, io perché insegno italiano. Allora, le fiabe, un percorso sulla fiaba. Ho iniziato, perché poi i bambini devi metterla anche in modo accattivante, quindi devi farli. Poi i miei alunni ti criticavano anche, ho detto: maestro, forse è un po' disordinato, come ci hai fatto? Una specie di sigla iniziale, vabbè, non vi annoio facendovela sentire, una canzone relativa alle fiabe. E la frase più carina della canzone è questa: fiabe, racconti nati dall'arcobaleno. Poi l'analisi delle fiabe, abbiamo analizzato le fiabe, quindi invece che leggerle le abbiamo analizzate sul video. Per esempio Cappuccetto Rosso, abbiamo utilizzato una risorsa che si chiama Video Think Link. Cappuccetto Rosso. In maniera molto semplice, mentre andava avanti la storia, ci siamo soffermati su vari elementi caratterizzanti. Adesso vi faccio vedere i primi due, casomai.
Si vede una volta in un villaggio di campagna una bella bambina. Una volta in un tranquillo, questo l'avete aggiunto voi? Sì, questo l'abbiamo aggiunto noi, luogo e tempo indeterminati nella fiaba. È una risorsa che permette di inserire link su un video. Come si chiama? Si chiama video think link, dopo casomai facciamo le link. Nelle fiabe non si dicono con precisione il tempo e il luogo in cui la vicenda si svolge. Poi come tutte le bambine del mondo, anche lei aveva un nome, ma visto che portava sempre in testa quel piccolo cappuccio, tutti avevano preso l'abitudine di chiamarla Cappuccetto Rosso. Buongiorno anche a voi! La relazione del protagonista. Il protagonista è il personaggio più importante e della situazione iniziale. Quindi il protagonista è il personaggio più importante intorno al quale si costruisce la vicenda. E così in avanti poi per il lieto fine e tutti gli elementi della fiaba. Poi abbiamo proposto un'altra fiaba, il ciondolo magico, che dovevano analizzare e infine abbiamo proposto un questionario a cui dovevano rispondere. Questa è una risorsa che è presente proprio sulla piattaforma Moodle. Ci sono delle domande, abbiamo inserito delle domande, qui i bambini potevano rispondere, potevano mettere delle immagini, potevano inserire video, eccetera. Il titolo e video dell'autore abbiamo chiesto. Che cosa hai visto? Quali sono i protagonisti? Qual è il finale? L'ambiente reale? Qual è il tempo? Riconosci parole tipiche delle fiabe, qui avrebbero dovuto scriverle. Andiamo avanti. Quindi dopo l'analisi della fiaba, l'individuazione delle caratteristiche tipiche di questo genere, i bambini hanno dovuto agire, nel senso che hanno dovuto scrivere la loro fiaba e l'hanno fatto con una risorsa che è molto simpatica, è proprio per fare i cartoni animati ed è molto è bella. Io ho fatto questo qui giusto per dimostrazione. I bambini sono diventati bravissimi nell'ultimo. Ciao a tutti i docenti, benvenuti al workshop per la primaria. Per iniziare che vi invito di fare tutti una capriola. No, possono essere, allora, sia la voce viene dal testo scritto oppure dalla voce dei bambini registrata. E poi si possono fare i movimenti, si possono inserire dei movimenti, si possono inserire delle espressioni diverse, si possono inserire diverse fasi della storia. Si possono scegliere gli ambienti, i personaggi, possono essere animali, dopo casomai vi faccio vedere questa storia, è molto bella. E i bambini quindi hanno prima di tutto scritto la storia in gruppo, hanno scritto una fiaba, una piccola fiaba, naturalmente utilizzando non scrivendola in discorso indiretto, ma scrivendola proprio come un copione teatrale, in maniera tale che poi avrebbero potuto inserire direttamente qui le battute dei personaggi. Naturalmente gli ho fatto prima vedere i personaggi disponibili, perché non è che si inventavano una cosa e poi non andavano a ricercare, a ritrovare qui, e quindi in base a questa risorsa hanno costruito la fiaba. E questo è quello che abbiamo fatto sulla fiaba. Vi faccio vedere soltanto che possiamo far vedere più lunga. Una carrellata su quello che sugli altri corsi, giusto per vedere il titolo. C'è qualcuno che già li ha visti, quelli che hanno seguito il nostro corso. Allora, cittadinanza e costituzione, un
web questo Leonardo da Vinci, i ritratti di Van Gogh e un laboratorio interattivo, questo è semplicemente un gioco che abbiamo messo. Poi la storia, la Magna Grecia, poi vi faccio vedere semplicemente come abbiamo inserito un poster interattivo sulla, sulla Grecia in generale. E poi abbiamo fatto, ho iniziato a fare veramente, perché ancora non è completo, un gioco didattico sulla Magna Grecia, un libro game, non so se l'avete mai sentito questo qui, è molto bello perché praticamente attraverso il gioco, che è praticamente come se fosse un gioco da tavolo, si acquisiscono, si prendono delle decisioni in relazione ai concetti storici che si sono imparati nel corso del, naturalmente nel corso delle lezioni. Ad esempio il libro game, questa è un'altra risorsa di Moodle, le istruzioni per giocare, e si può, poi si va da carta in carta fino alla fine, quindi io ho messo solo le prime quattro carte, ma ne sono ben 60, devo inserirle ancora, quindi farò giocare poi in seguito. Poi posso lasciare spazio? Lei insegna matematica. Allora, io mi occupo della parte scientifica, per oggi, così, visto che oggi, non so se lo sapete, è la giornata del risparmio energetico, vi ho preparato un mix fra quello che hanno fatto i miei alunni di quinta e quello che hanno fatto quest'anno i miei secondini, giusto per farvi vedere la potenzialità comunque. Allora, chiaramente questo è materiale dell'anno scorso, una presentazione, tutti conoscete Crisi? Sì. Allora vado veloce, una presentazione sulle fonti di energia, un'altra presentazione su come si genera l'energia con all'interno dei filmati presi da YouTube e rimaneggiati da me, ovviamente sono presi da YouTube. Sì, io li ho presi da YouTube e rimaneggiati con i movie, altri li ho creati io facendo dei copia e colla. Comunque sì, tutto sommato sì, ci sono alcuni, vabbè, ve ne faccio vedere uno al volo. Sì, alcuni ad esempio, quando abbiamo parlato di energia nucleare, c'è proprio, ho preso il documentario di Piero Angela, tagliando la parte più complicata in cui parlava Paco Lanciano e spiegava, però all'interno di questo documentario c'è proprio la ricostruzione di quello che è successo a Chernobyl. E poi da lì abbiamo anche fatto una riflessione poi su quello che è successo a Fukushima, e infatti subito dopo che abbiamo fatto tutto questo discorso abbiamo il famoso compito significativo giornalista per un giorno. In un filmato della presentazione si parla dell'incidente avvenuto alla centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. Non so se voi l'avete già visto, adesso per questioni di tempo non ve lo faccio vedere, però in internet lo trovate ovviamente nella versione integrale, io l'ho dovuto tagliare perché non era il caso. E c'è proprio la ricostruzione dell'incidente, tutto quello che è successo, e una cosa molto carina che mi piace sempre raccontare, a un certo punto i miei alunni si girano e mi dicono: vabbè maestra, io fossi stata al posto di quello lì, si riferivano al grande capo della centrale, quello da cui è partito l'errore, perché effettivamente poi gli operai si erano resi conto che questo test stava andando oltre le potenzialità della centrale, avrei preferito morire piuttosto che avere tutta quella gente sulla coscienza. E 10 anni e non aver finito di guardare il filmato, e lì insomma, mi sono un po' ingigantito il cuore, i miei alunni sono gagliardi, lo dico sempre. E vabbè, giornalista per un giorno, insomma, centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. Recentemente anche la centrale nucleare di Fukushima in Giappone è stata teatro di incidenti. Prova a raccontare brevemente quanto è successo ed esponi le tue considerazioni. E quindi poi loro si sono divertiti a cercare in internet tutte le varie informazioni, hanno fatto delle brevi ricerche, alcune in formato digitale, altre direttamente cartacee. Intervista, oppure, secondo compito, intervista una persona che ha installato dei pannelli solari oppure fotovoltaici e alla luce delle informazioni ricevute e di quanto detto in classe espone le tue considerazioni personali. E anche qui loro si sono divertiti con il telefono della mamma piuttosto che l'iPad a fare proprio delle interviste vere e proprie, dei filmati ai loro genitori, e le hanno caricate sulla piattaforma. Anche chi ha utilizzato comunque la ricerca cartacea ha fatto la fotografia e l'abbiamo caricata, per cui resta anche una sorta di diario di bordo un po' di quelle che sono le nostre attività.
non tutti, non dico non hanno a disposizione internet, però magari la mamma in casa non c'è, per cui non posso utilizzare il computer perché la mamma ha paura, lo usa per lavoro, glielo rovino. E comunque loro, lavoro cooperativo, si ritrovavano di pomeriggio tutti insieme a gruppi di 4 di 5 bambini e svolgevano gli esercizi. Poi andiamo velocissimo, questo è un poster interattivo, poi quello che vi ha fatto vedere prima Aurora, sulla Grecia, fatto sull'energia eolica. E anche qui, ancora una volta, sei favorevole o contrario all'utilizzo dell'energia eolica, cosa ne pensi, hai delle soluzioni da proporre? Abbiamo visto che insomma, se da un lato abbiamo dei benefici, dall'altro ci sono dei problemi comunque per gli uccelli, piuttosto che comunque sono un pugno in un occhio per il paesaggio, e loro hanno provato a proporre delle soluzioni. Poi vabbè, soliti quiz, mettiamoci alla prova, in cui poi andiamo effettivamente a vedere cosa è rimasto di tutto il discorso fatto. L'energia elettrica, un'altra presentazione, imprese che salto, e poi quanto sei ecologico, mettiamoci alla prova. Allora, sempre in vista di, e non so se conoscete l'iniziativa Mi illumino di meno, penso di sì, ecco, sempre in vista di Mi illumino di meno, un breve ecco, tra l'altro è oggi, quest'anno cade oggi, un breve quiz, quanto sei ecologico, l'acqua di rubinetto è meno sicura dell'acqua in bottiglia? Sì, è meno sicura perché è meno controllata, no, è sicura come quella in bottiglia? Sì, è meno sicura perché è prelevata da fiumi che sono inquinati. Io ho impostato che è obbligatorio mettere una risposta, per cui ve le leggo, sono solo 5 domande, andiamo via veloci. Successivo, bruciare i rifiuti è la soluzione più conveniente perché si ottiene energia, sì è conveniente ed elimina le discariche, sì perché si risparmia, no, bruciare i rifiuti è il metodo più costoso ed inquinante. Terza domanda, quando c'è nuvoloso i pannelli solari fotovoltaici funzionano male? No, hanno semplicemente un rendimento leggermente inferiore, sì, e la casa resta al buio senza acqua calda, no, anzi funzionano meglio. Se acquisto una macchina nuova, mi conviene un modello a diesel o a benzina? A diesel costa poco, i filtri antiparticolato non inquinano, nessuno dei due sono entrambi inquinanti ed economicamente svantaggiosi, a benzina i veicoli Euro 5 sono ecologici e convenienti. Quanto convengono le lampadine a risparmio energetico? Poco perché consumano più o meno come quelle tradizionali, non convengono per niente perché costano troppo e illuminano male, molto risparmiano e illuminano efficacemente. Allora, per fare questo quiz io ho utilizzato SurveyMonkey. Ovviamente io non ho dato un feedback perché voleva essere una sorta di sondaggio, per cui alla fine una volta che loro hanno dato le loro risposte, è possibile avere un grafico su quante ne sanno a livello generale di ecologia. E questo voleva essere una sorta di brainstorming in un certo senso, per poi andare a parlare dell'iniziativa Mi illumino di meno e del risparmio energetico. Ecco qua, questo invece è quello che hanno fatto i miei alunni di seconda quest'anno. Si tratta di un'immagine interattiva, quest'anno Caterpillar richiedeva di ricopiare Leddino, che è la mascotte dell'iniziativa, e di postarla sulla pagina Facebook della radio. Quindi loro hanno fatto il disegno, tutti insieme un pezzettino per uno, ovviamente anche lì io sono brava a ricopiare, io sono brava a colorare, io non so disegnare, per cui alcuni lo hanno fatto cartaceo, altri lo hanno fotografato e poi siamo andati a creare questa immagine interattiva. Per cui bambini di seconda, noi bambini della classe seconda A della scuola primaria di Via Salerno, ci impegniamo a tenere le luci spente, la stampante e il computer in stand-by per l'intera giornata del 13 febbraio, a stare attenti ad evitare gli sprechi, sia a casa che a scuola, anche durante i giorni. Questo lo hanno scritto loro, il link e l'icona l'hanno inserita loro, hanno fatto tutto loro. Questo solo per dimostrarvi che comunque anche a 7 anni è possibile imparare ad utilizzare una risorsa. E qui risottolineo per i miei alunni del corso che dicevano oddio cosa devo fare, ce l'hanno fatta in mie seconde. Poi come dice il professor Ferri loro sono anche nativi digitali. Quindi anche qui sono andati a ricopiare dalla pagina di Caterpillar l'immagine, l'hanno inserita, hanno selezionato il testo, lo hanno copiato e incollato.
E poi, vabbè, ve lo risparmio anche se è bellissimo, se avete occasione andate ad ascoltarlo, l'inno di quest'anno di Millumino di Meno. E hanno inserito ancora una volta, qui hanno direttamente linkato la pagina, per cui hanno scoperto cos'è un link e hanno imparato anche loro a leggere. E poi, vabbè, solita presentazione compresi sul risparmio energetico. Quindi cos'è il risparmio energetico? E poi il famoso decalogo sulle buone abitudini, le buone prassi da diffondere. Dopodiché, ancora una volta, un compito significativo, facciamo un po' di conti, per cui una casa in prima classe, e quindi ragionare su quali sono i costi iniziali, se conviene, se effettivamente abbiamo un risparmio mettendo dei pannelli solari, doppi vetri e quant'altro. Questo è stato un po' il percorso dell'energia, adesso ve l'ho presentato molto velocissimissimamente e l'ho preparato per voi, ho fatto un mix tra i lavori dell'anno scorso, degli alunni di quinta e quelli di quest'anno, di seconda. La cosa bella di Moodle è che permette, prima di tutto, di avere un ambiente protetto e poi in un certo senso di abbattere un po' quelli che sono le pareti della scuola, nel senso che comunque loro guardano una risorsa, se hanno delle domande possono mandare il messaggio. Se avete fatto dei corsi online magari sapete come funziona Moodle, per cui se si sottoscrivono i forum ci arriva la notifica via mail, possiamo vedere direttamente quello che loro ci chiedono e rispondere. L'ambiente stesso offre tutta una serie di risorse per cui possiamo linkare direttamente delle pagine. Ad esempio, io ho utilizzato SurveyMonkey perché volevo fare un sondaggio. Se avessi voluto fare un test e dare dei feedback per ogni risposta, avrei potuto utilizzare direttamente la risorsa offerta dall'ambiente e per ogni domanda mettere un feedback sulla risposta corretta oppure errata. Basta. Domande? Avete domande? Se volete fare domande siamo in pochi, quindi chiunque di voi può alzare un attimo, alzare la mano e chiedere in particolare a tutte e tre le nostre colleghe qualcosa anche di particolare per quello che hanno visto. Volevo chiedere una cosa. Io faccio complimenti alle colleghe perché ho visto un uso della tecnologia molto forte e competente. A dire la verità non ho ben capito qual è, a parte in quest'ultima presentazione, insomma nelle precedenti, non è emerso chiaramente qual è il momento lì e come si svolge. Allora, tutto quello che è qui è da svolgere a casa. Poi vedere i video, per esempio, adesso vi le faccio vedere un attimo, forse è più chiaro in questo, i ritratti di Van Gogh per esempio, sono queste cose, quindi un video su Van Gogh, le sue opere animate in 3D e altri video su Van Gogh sono tutte cose da vedere a casa, sono cose che possono essere fruite tranquillamente dai bambini. Poi invece, sempre a casa, dovranno scegliere tra i ritratti, c'è una carrellata di ritratti di Van Gogh, dovranno scegliere tra questi ritratti alcuni che vorranno far diventare personaggi di una storia e li dovranno caratterizzare. A scuola poi invece, caratterizzare, dire la loro storia, eccetera, eccetera. A scuola invece poi metteranno insieme questi personaggi e dovranno costruire una vera e propria storia. Quindi questo è il lavoro da fare a casa, caratterizzare i personaggi. A scuola invece si metteranno in gruppo e faranno interagire questi personaggi tra di loro creando una vera e propria storia. Questa è la differenza. Una domanda veloce, dicevo, si sta parlando di una scuola elementare a tempo modulare, cioè i bambini pomeriggio stanno a casa? La quinta dell'anno scorso sì. 27 ore settimanali. 27 ore settimanali? Sì. Quindi ovviamente c'è il tempo di andare con più. C'è il tempo, sì.
Però vabbè, può anche essere un compito per il weekend, oppure si può anche fare in classe, ciò non toglie. Siamo sempre lì, come si diceva stamattina, alla fine non è quello che noi portiamo avanti, sostanzialmente una didattica. Io adesso non so chi guardare, non so chi ha fatto la domanda, però... Lucia, dove stai Lucia? No, con le in fondo comunque. Sostanzialmente si porta avanti una didattica laboratoriale, è sempre quello, apprendimento per scoperta, non vi dico le cose, le impariamo a memoria e andiamo a farle, andiamo a metterle in pratica. Ovviamente loro sono i bambini del 2007, del 2003, del 2004, per cui lo strumento è più accattivante. Siamo comunque in un'epoca multimediale, per cui è giusto che loro imparino anche a rapportarsi con queste cose. È importante che la tecnologia non la subiscano soltanto attraverso i videogiochi, oppure, ma che interagiscano con la tecnologia, quindi creino qualcosa. Diverso è giocare ad un videogioco alla Wii, altro è costruire un cartone animato nel quale hanno dovuto metterci la loro invenzione, la loro fantasia, hanno dovuto creare una storia, insomma. Direi che utilizzare la tecnologia in maniera non passiva. So, vi faccio un esempio, cioè non è che deve essere per forza la tecnologia. Abbiamo fatto il metro quadro a scuola l'anno scorso. Il metro quadro ce lo siamo costruiti con la carta. Siamo andati a vedere effettivamente un metro quadro quant'è. E allora noi abbiamo fatto il nostro metro quadro con la carta. Sono entrati tutti e 23, 24, quanti erano? 24. In questo metro quadro, ovviamente strettissimi, io dall'alto sopra un banco gli ho fatto una foto dall'alto. Ci siamo resi conto che non ci stavano, allora hanno detto, vabbè maestra, proviamo a vedere se almeno 25 piedi riusciamo a metterceli. Anche solo mettere quella foto sulla piattaforma, come dicevo prima, è un diario di bordo, riporta comunque alla mente tutto quello che è stato fatto di pratico anche in classe. Per cui va bene, flippiamo, però sostanzialmente cambiano solo i mezzi, però... Tutte le strade portano. Insomma, se noi prendiamo la definizione ufficiale di Flipped Learning di marzo 2014, dice che quello che veramente incide nel Flipped Learning è la modificazione dell'ambiente, e l'ambiente, dove l'ambiente extrascolastico diventa l'ambiente di autoapprendimento, autoformazione, mentre l'ambiente scolastico diventa quel luogo laboratoriale, eccetera, eccetera. Certo, però tu devi considerare che siamo ancora alla primaria. Secondo me, applicare un metodo in maniera rigorosa, sempre allo stesso modo, non è una cosa possibile. Nel senso che tu lo applicherai in un modo, non penso che la flip del classroom applicato in un liceo sia la stessa che applicata in una scuola primaria. Però io ti faccio queste domande perché sto facendo una tesi di dottorato sull'uso del flip del learning alla scuola primaria e negli ultimi due anni ho fatto sperimentazione in 10 scuole, girato, ho fatto mille cose e ogni volta mi domando perché un conto è dire facciamo didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie che già è una frontiera innovativa, è per la media della scuola italiana perché lo sappiamo tutti insomma, però io non vorrei che rischiassimo di cadere nello sloganismo, cioè dire ok flip del learning presentiamo le attività sviluppate con le nuove tecnologie, va benissimo, però flip learning è un'altra cosa, però negli esempi che avete fatto non è emerso così chiaramente il momento flip, il momento laboratoriale, il momento metacognitivo. Allora, tu considera che siamo nella scuola primaria, non è emerso perché abbiamo funzionato la piattaforma, e la piattaforma rappresenta un solo momento del nostro metodo. Se adesso ti faccio vedere per esempio le unità di apprendimento che abbiamo realizzato che rappresentano tutto il percorso, allora quelli sì che emergono. Cioè qui è soltanto il No, io volevo farvi vedere quello che fanno i bambini. Però se io vi faccio vedere per esempio, non so, l'unità di apprendimento sulla Costituzione. Stiamo facendo la stessa cosa. Credo che sia una modalità per ribaltare quel famoso binomio apprendimento, insegnamento apprendimento. Lui ha ragione, stiamo parlando di flipped learning che ha una sua connotazione ben definita, non è una cosa. Allora, quando parliamo di flipped learning, attenzione,
quando io prima dicevo attenzione siamo alla primaria, quando noi attraverso fitness facciamo fare la scuola primaria, c'è questa distinzione, siamo alla scuola primaria, la scuola primaria non hanno, adesso al di là del mezzo internet, non internet e risorse, ti leggo le fasi, non hanno, questo, non hanno un bagaglio culturale che ti permetta di affrontare tutto da soli. Ci sono sempre dei rigori, no, dietro. Io preferisco sempre lasciarli, è vero che come diceva prima Stefania c'è sempre questo triangolo, io però preferisco sempre lasciarli. Potrebbe voler dire che il momento flirt avviene in classe con gli strumenti della scuola, con un lavoro individuale, perché non è che può avvenire in tutti e due i modi, dipende da quello che dipende da quello che dipende dal lavoro che propone per casa. Allora, per esempio, questa è la prima fase. È una unità di apprendimento sulla Costituzione. Allora, la prima fase sarà lasciata ai bambini il tempo di 2 settimane in cui visioneranno individualmente o in piccoli gruppi il materiale multimediale implementato sulla piattaforma, che sono dei cartoni animati che esemplificano i principi di Costituzione, i principi più importanti della Costituzione. Ciascuno dovrà al termine delle 2 settimane rispondere ad una serie di domande che avranno lo scopo di verificare la condizione di alcuni concetti fondamentali. Inoltre i bambini saranno chiamati a spiegare il significato di alcuni articoli con l'utilizzo di un modulo wiki collaborativo e con l'utilizzo di esempi soprattutto. Seconda fase, l'insegnante in classe, quindi qui siamo in classe, porrà dei quesiti relativi a situazioni reali che i bambini in coppia risolveranno, dovranno risolvere, cioè un vero e proprio studio di casi, facendo riferimento alle conoscenze acquisite. Dalle risposte scaturirà una discussione collettiva. Terza fase, in modalità di cooperative learning, ai bambini sarà richiesto di ideare e produrre un breve racconto in cui trovi applicazione nella vita concreta uno dei principi costituzionali studiati. Posso chiedere una cosa? Però questo non è molto diverso da quelle che facevamo di solito nelle web west. Ma non è molto diverso. Perché non comunque è una web west questo. Cioè diamo del materiale che i ragazzi a casa... Sì, del materiale, non dei link, del materiale che dovranno... No, che loro devono cercare, noi facciamo una scaletta... No, ci sono proprio i cartoni animati sul sito. Sì, ora o ce lo dai cartaceo e loro lo vanno a trovare in internet a casa. Sì, ma in effetti io ho inserito anche un web quest... su Leonardo da Vinci, quindi insomma non sono inconciliabili questi concetti, però qui per farti vedere insomma le due fasi del lavoro, cioè la prima fase è l'acquisizione di conoscenze, la seconda fase è l'utilizzo di queste conoscenze in contesti diversi per scopi diversi. Più che una domanda è una cosa di riflessione che magari abbiamo fatto pure prima nei corridoi, cioè io sono 30 anni che insegno, quindi ci sono alcune cose che nella scuola, soprattutto nella scuola primaria, noi abbiamo da tanti anni, voglio dire, prima è stato citato Freire e il metodo della discussione collettiva e il metodo della costruzione collettiva della conoscenza. Secondo me dobbiamo stare attenti in questa fase in cui c'è una grandissima necessità di innovare, cioè noi ci troviamo in certe paludi in cui davvero poi dobbiamo andare ai professori delle medie a dirgli per piacere, guarda che non puoi il primo giorno interrogarli sulla lista dei complementi e chiedere la distinzione tra complemento d'agente e complemento di causa efficiente, perché non sta scritto a nessuna parte, lo debbano sapere, non è sapere l'italiano, sapere questa distinzione, dimmi te, professore delle scuole, quando mai nella tua vita hai pensato alla distinzione di questi due concetti? Noto problema della scuola italiana, del complementi di causa efficiente. No, non del complemento, della relazione primaria, secondaria e primo grado. Allora, però se io lo sento forte questo problema di un'idea di pedagogia che ci sta sfuggendo dalle mani. Per cui aderiamo a qualsiasi cosa che sia innovativa, perché lo sentiamo che quando entriamo in classe i ragazzini con la capoccia, già quelli della primaria stanno da un'altra parte. Però è vero che noi abbiamo nella primaria un patrimonio grosso di innovazione, di pratica, di buone pratiche che ci portiamo appresso. Molto forse deriva dal fatto che partiamo dalla cattiva coscienza, tra molte tra virgolette, di non essere specialisti, non siamo quelli laureati, no? Non siamo quelli... No, io no, te neanche, però anch'io sono laureato in
pubblica, però no, no, io sapevo come classe, ma io dicevo come classe, no? Come gruppo, quando ci andiamo a confrontare con il resto, noi siamo quelli che siamo entrati anche senza laurea. No, no, ma infatti adesso dovrebbero più impararsi lo stipendio a quelli delle medie. Questa è la verità. Allora, questa, le ore di questa cosa però è una nostra forza, secondo me, ancora di più delle colleghe dell'infanzia, perché siamo quelle che riflettiamo più criticamente e non stiamo lì a trasmettere contenuti. Ma io l'ho sempre detto. Noi abbiamo, guarda, noi insegnanti abbiamo il pregiudizio del ciclo che ci precede e teniamo il ciclo che ci segue. Ma questo è lo stereotipo, non è così, ma... No, io stimolo le colleghe che spesso delle medie, va bene. Posso dire, dicevo, però scusevo, questa riflessione sulla, sulle metodologie, dobbiamo stare attenti a non cadere, secondo me, nell'appunto, come dire, nella definizione della flipped e dire facciamo la flipped perché è la moda, senza perdendoci invece il quadro di insieme, che è quello di una costruzione collettiva della conoscenza, di un metodo di apprendimento che parte dal bambino, che parte dalle competenze che loro già hanno, dallo sviluppare le competenze, e che appunto in questo senso ci ha caratterizzato, lo diceva De Mauro stamattina, la scuola italiana, la scuola primaria italiana da sempre. Quindi in tutto questo senso, se ci mettiamo a discutere, no, faccio prima vedere il cartone animato, prima do il pezzo di carta, ci mettiamo. No, no, ma non sto rispondendo, lo dicevo, a me fa bene stare qui e vedere che c'è un sacco di ricchezza dentro la scuola, perché poi vediamo che noi le piattaforme le usiamo, ne usiamo una, ne usiamo un'altra, eccetera. Però rendiamoci conto di quanto è forte questa cosa. Io ti dico, facciamone un punto di forza rispetto a, per esempio, l'università che ci dimentica. Che non abbiamo. Ma voi avete. Se dobbiamo fare una citazione o tirar fuori qualcuno, un professore che viene nelle scuole, ce l'avete voi nelle scuole i professori che vengono a farvi formazione? Cioè avete i contatti con le università, con le facoltà universitarie? Quanti? Io dico Maurizio, che la flipped classroom ha portato una rivoluzione nella scuola secondaria, ma nella scuola primaria non è una rivoluzione così grande, perché noi c'è un cooperative learning che ci insegna al centro dell'apprendimento c'è stato il bambino, magari cerchiamo di ascoltare quando una persona parla, magari se possibile chi parla si alzi in piedi, in questa maniera che riconosciamo chi sta parlando in questo momento, se no parliamo in sette compiti insieme. Allora, cioè, volevo dare la parola quindi a Francesca. Solo una cosa, mi ricollego alla signora. La signora diceva, noi non siamo laureati, non c'è questo divario, per il semplice motivo che io sono laureato nel 2007, scienza della formazione primaria, esco da un major scientifico. Se mi dovessero chiamare e dirmi devi insegnare italiano, lo devo fare. Ovviamente io non sono una specialista d'italiano, io sono più solo uno scientifico. Quindi in un certo senso, se vogliamo dire il disagio che avete voi, possiamo averlo anche noi, siamo nella stessa barca. Quando lei dice la flipped non ha portato questa innovazione, io mi sono laureata nel 2007, per cui neanche tantissimo tempo fa, ma neanche pochissimo. Per me cooperative learning, disposizione dell'aula con un determinato setting, uscendo da quel tipo di formazione, per me era il pane quotidiano. Adesso io ne sento parlare come se è un'innovazione. Spesso rido, dico, vabbè ragazzi, però allora cosa facciamo? In università ci dite una cosa, il ministero ne dice un'altra, poi la fa passare come la cosa innovativa, e però anche quando l'ho studiata io era già una cosa vecchiotta e ce la presentavano per quello che era, non era un'innovazione quando ho studiato io il cooperative learning. Quindi attenzione che forse è proprio solo un discorso di comunicazione. Forse noi alla primaria, avendo comunque bambini che non hanno, fra virgolette, un bagaglio culturale che gli permetta di affrontare effettivamente veramente le cose da soli, forse noi siamo più portati a mettere in pratica questo tipo di metodologie. Forse per noi viene anche più spontaneo, perché? Perché abbiamo davanti degli alunni, siamo coscienti che sono dei bambini, sono tutti diversi, allora vado a vedere qual è il background di quella classe, siamo abituati ad avere doppia sezione, per cui dice ok, questa cosa di qua l'ho presentata in un modo, entro nell'altra classe, non funziona, cambia totalmente anche se sono due classi parallele. Forse a noi, lavorando con dei bambini così piccoli, viene spontaneo, cosa che magari alla secondaria, alle superiori no, ecco perché per noi forse tutto questo non è effettivamente una novità.
però sono i nostri bambini che ci portano a considerare la realtà, al di là della nostra formazione, perché poi ci sono sempre, c'è sempre l'esperienza. Anche il passato della scuola elementare è stato questo, la scuola elementare. Poi secondo me, tutte le metodologie, non si deve aderire ad una metodologia come se fosse una religione, nel senso che tutte le metodologie devono costituire la cassetta degli attrezzi di un insegnante, il quale stabilirà in relazione alla situazione concreta in cui si verrà a trovare quale sarà la più adeguata, e deve avere anche l'onestà intellettuale di fare poi marcia indietro nel momento in cui vede che questa metodologia in quella classe non funziona. Quindi questo è. Secondo me non deve essere esclusa nessuna metodologia, neanche la lezione frontale, che in alcuni casi può servire. L'importante è avere l'onestà intellettuale di non fissarsi su una metodologia, perché quella deve sicuramente in tutte le occasioni avrà i suoi effetti positivi, ma individuare la metodologia in relazione alla situazione concreta in cui ci si trova. Attivi, ragazzini, certo. Che non devo subirlo, lo devo io penso che questa è la via, diciamo così. C'è una domanda, va? Sì. No, era una riflessione condivisa con quello che stava dicendo in questo momento. In realtà è così, noi stiamo cercando di trovare delle metodologie per migliorare l'apprendimento dei nostri alunni in modo che sia più funzionale a loro, ma anche che sia molto più motivante per loro questo tipo di apprendimento. Ora, la Flipped Classroom può essere uno strumento da adottare per la motivazione e anche per l'apprendimento di per sé, perché io l'ho adottato e mi sono trovato molto bene, però richiede anche delle competenze proprio pratiche che il bimbo sa fare. Quindi questa metodologia si può usare soprattutto in alcune attività, faccio storia, faccio geografia, faccio scienze, faccio inglese, ok, ma io se sto spiegando la divisione a due cifre al bimbo, io non posso dire io ti scrivo anche come si fa, oppure ti faccio vedere in internet un procedimento che fa in vedere. In alcuni casi bisogna guardarli nel allora campo, esatto, bisogna vedere quello che fa, non ho capito nulla. Perché devi dire in modo diverso le cose, e quindi è uno strumento che io sto adoperando moltissimo per scienze, per storia, anche per musica, perché mi tornano come risultati, mi torna proprio a livello pratico, i bimbi proprio sono interessati, fanno i miei genitori, fanno, sono duplice versione, prima versione i bimbi sono entusiasti, vogliono fare tutti quanti gli storici così, seconda versione, mannaggia a te perché siamo costretti a stare con loro e andare a vedere questi babilonesi chi sono, cosa fanno, questi egizi cosa stanno facendo. E quindi i genitori da un lato sono contenti perché vedono tutta questa motivazione dei ragazzi, dall'altro richiede anche un lavoro da parte loro, perché i bimbi nostri sono piccolini, sono... Scusami, è un po' discriminante perché non tutti hanno gli stessi genitori, allora noi insegnanti dovremmo mettere tutti nelle condizioni di lavorare ad armi pari, perché allora rinforziamo ancora il modello sociale, che chi ha una famiglia di un certo tipo andrà a fare il muratore, chi ha famiglia di avvocati andrà a fare l'avvocato, perché se tu prevedi a monte che l'attività è troppo complessa per il bambino o richiede troppe strumentazioni o richiede qualcosa che in autonomia non ci arriva, allora non va bene. No, ma non era questo quello che stava dicendo, se non ho capito male io. Era una semplice considerazione su quella questa. Dipende dall'attività che stai facendo. Anche perché i compiti vero male, è vero che li guardano e li aiutano, però lascia il tempo che trova, un po' come quando io dicevo, è vero che esiste il triangolo, famiglia, insegnante, allievo, sì, ma io la famiglia preferisco sempre lasciarla fare. E semplicemente era una considerazione, perché poi i genitori ti vengono a dire oh che bella cosa che sai, ma dentro no, questa cosa proprio non l'ha capita, non gli è piaciuto, piuttosto che alcuni genitori a volte fanno fatica a stare dietro alle richieste dei propri figli, le richieste dei propri figli. Io per quanto mi riguarda a scuola, perché non tutti hanno l'aspetto elettronico a casa, quando io do un argomento e faccio, noi parliamo dei babilonesi, cercate le informazioni che avete sul libro, su in internet, con filmati,
Se non ce l'avete questa, avete il libro di scuola, prendete le informazioni da là sopra, così quando si verrà la prossima volta e si chiacchiererà insieme, ognuno c'ha da dire la sua, cioè non è un argomento che scende dal cielo. Quindi si parla tutti quanti insieme, ognuno dice la cosa nuova che ha trovato, quello che, la cosa comune a tutti, almeno il periodo in cui ci sono stati i babilonesi, in che posto ci sono stati. Poi qualcuno che mi dice che erano pastori che venivano dal nord, qualcuno che mi dice che mangiavano tutto bollito, che avevano introdotto la cipolla e l'aglio, bene, è tutto un arricchimento che entra nel bagaglio dei ragazzi. Ma quando ne abbiamo parlato, loro erano tutti quanti così. Quando abbiamo fatto la sintesi finale, perché il mio contributo è venuto solo alla fine, quando abbiamo fatto la sintesi finale, quando loro hanno parlato di tutto, per me è stato un prendere solo in mano la situazione. Quando io poi faccio un'interrogazione, perché per me è importante l'interrogazione, perché loro devono verbalizzare, non è perché devo mettere il voto, loro fanno l'argomentazione così, oppure faccio la verifica, loro la cosa oramai l'hanno messo loro. Quando io faccio la distinzione tra babilonesi e sumeri, non esce nulla di nuovo, perché già sono diventati padroni di quell'argomento. Quando faccio la differenza tra i babilonesi e gli egiziani, sono loro che trovano le differenze e le mettono insieme. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Lei poi? Abbiamo 5 minuti, poi andiamo in un'altra. Io ho letto la divisione a due cifre, le proprietà delle operazioni, l'ho fatta con queste cose in classe, ho registrato, sono registrata mentre spiegavo utilizzando il software della LIM, gliel'ho messo, noi usiamo l'Office 365 sul cloud Office 365, bambini in quarta elementare, se lo sono guardato e poi la mattina a scuola le abbiamo discusso. Avevano degli esercizi da svolgere in base alle divisioni che hanno svolto a casa, insieme a scuola abbiamo parlato. Cioè, loro avevano già visto. È lo sviluppo di una competenza. Esatto. Cioè, io faccio, si può benissimo che fare della conoscenza. Sono l'ambito logico scientifico, scienze. Io metto i filmati su Office 365, loro guardano il filmato, leggono il testo a casa, sottolineano le parole chiave. A scuola insieme a gruppi montano la mappa, cioè la mappa principale. Cioè, quello si può fare tutto, non è. C'è un'altra persona che scusa, io penso però che in qualche modo dobbiamo anche modificare noi la fase di progettazione, perché è chiaro che nella scuola primaria, perdonami, va benissimo, sono d'accordo con te, ma non è che io posso dire andate a casa e cercate notizie sui babilonesi e sui sumeri, impossibile, ok, per questo ho detto no, va bene, anche uno scambio, va circoscritto per un tentativo che abbiamo fatto anche noi, ma un momento di sperimentazione con la collega. Ci siamo resi conto che prima di tutto ci devono essere delle competenze proprio in base appunto a quello che dicevamo, cioè una capacità di lettura, di interpretazione del lessico, una proprietà lessicale abbastanza ricca per poter comprendere quel testo. Lasciarli liberi di scegliere non è possibile, non possono scegliere loro quali sono, quindi selezionare i filmati, cercare di circoscrivere questa ricerca a due o tre proposte, che sia la Rai Educational, che sia YouTube, che sia, ma la prima selezione la dobbiamo fare noi. Non ultimo, c'è la capacità di sintetizzare e di interpretare un video o i media, qualunque media, che sia uditivo o visivo, devono assolutamente aver maturato prima o quantomeno compreso prima, guidati a me. Per il resto io sono che tutte le discipline si possono dare, perché a differenza della collega io non devo registrare, come la interpreto io e non è una polemica, non devo registrare come si fa la divisione a due cifre se precedentemente non ho fatto il discorso, non ho messo lì un lavoro o un'attività o una visione di qualcosa o un video sul cambio, sul valore del cambio, sul concetto della divisione. Quindi chiaramente poter realizzare in classe o nella scuola primaria esperienze di flipped classroom, come si dice, sono di classe capovolta, sicuramente presuppone questo, una diversa progettazione e una costruzione di quelle unità di apprendimento. Dopodiché fornire questi strumenti sicuramente agevola quei bambini che hanno maggiori difficoltà.
e non è proprio solo necessario che mi guardi negli occhi e io capisco che non ha capito e glielo ripeto con altre parole che tanto potrebbe non capire, se invece lo rendo avvantaggiato, cioè rendo tutto questo concetto con un vantaggio, visiona che cos'è cambio, perché altrimenti sulla divisione staremo a ripetere, tu impari il tecnicismo, il 2 nel 6 ci sta, non può andare. Se però la collega parlava di divisione a due cifre, quindi siamo. Sì, però io dicevo non devo rimettere quello, perché altrimenti io rimetto il tecnicismo. Allora succede quello che diceva lui, allora è l'applicazione di una tecnologia al servizio di un qualcosa. Però chi altro vuole fare domande? Sì, scusi, posso. Allora io ho studiato il libro, studiato la scorsa, un libro molto scorrevole, La didattica capovolta, e la prima impressione, io ho una prima elementare, ho lasciato una quinta, ho preso una classe prima, ho detto io non so come posso applicarlo, chiederò, vedrò dalla riunione di prendere spunti. Spunti metodologici proprio tecnici ci sono tantissimi, sono d'accordo, tutte le discipline sono valide, però c'è un punto di base che io non trascurerei. Io lavoro in una zona a rischio, la nostra scuola è una scuola collocata in un'area a rischio, io ne ho 4 di Rom, e ho bambini seguiti dai servizi sociali, abbiamo la LIM in classe. Quasi tutte le classi siamo riusciti ad avere una buona dotazione e lavoriamo con la RIM, abbiamo il libro elettronico, ma a casa 8 ore di tempo pieno, a casa non possono far nulla. Quindi alla base di tutto, cioè, se sono ragazzi grandi, come abbiamo visto dall'albergo eccetera, e hanno il tablet, hanno l'iPhone, hanno tutto e gestiscono da soli più o meno le loro competenze. Qui c'è la mediazione della famiglia, per forza, necessariamente, sia da un punto di vista strumentale, tecnico, ma sia anche da un punto di vista di appoggio, di supporto. Io sto in crisi, molto in crisi, con questa metodologia, sinceramente, perché la capovolgo come mi pare la didattica, però se a casa non c'è nessuno, non c'è nessuno, se stanno in un istituto di storia, cioè, no, scusate, andiamo con ordine, c'è chi ha alzato la mano, aspettiamo, facciamo la regola. Dico che il divario in questo modo potrebbe anche accentuarsi, quindi io non ho detto che sia obbligatorio, dico, però vediamo anche che non è applicabile, cioè, dappertutto. No, sentiamo una persona, mi chiami? Nicoletta. Ma secondo me non è una questione soltanto di vedere gli spazi, cioè il lavoro che il bambino può fare in autonomia lo puoi fare benissimo in classe. È una modificazione dello spazio. Sì. È una modificazione perché tradizionalmente la classe era il luogo di trasmissione del sapere da parte dell'insegnante intente alla formazione in classe, l'autoformazione diventa la modificazione dell'ambiente. Capito? Fai niente, mentre poi dopo la. Quindi secondo me il metodo presuppone questo capovolgimento proprio delle attività fatte in classe. Tu quel momento che avevi pensato a casa lo fai fare benissimo in classe. In un altro, nelle prime 2 ore lanci l'iniziativa in questo modo, dopodiché progetti le altre 2 ore come momento ristrutturativo, dopodiché prosegui facendolo a scuola, non è detto che debba essere fatto a casa, anzi, è copre di lebbra, sono altre cose, ma non è la stessa. Non deve, secondo me non deve essere fatto a casa, perché il bambino ha bisogno, come dicevamo stamattina, della competenza dell'insegnante nel momento in cui opera, e quindi io eviterei proprio, soprattutto in alcuni momenti della primaria, il lavoro a casa. Ma no, aspetta, un conto è dire, scusa però se ti interrompo, un conto è dire ti do una serie di link, vai a farti la tua ricerca. Assolutamente no, perché sono bambini, questi non devono andare in internet da soli. Perché cliccano sulla pubblicità, scatta un abbonamento piuttosto che. Assolutamente no, adesso lasciamo perdere la pedofilia. Pensiamo positivo e pensiamo solo a un abbonamento di quelli che fa un casino a togliere. Siamo noi che dobbiamo preparare il materiale ad hoc per loro. Ciò non toglie che io poi in classe posso insegnargli ad andare in internet. Però posso farti vedere che esiste internet, che esistono dei siti,
che puoi linkare una pagina ad un sito, che lo puoi utilizzare per linkare direttamente una pagina di un sito web, come anche creare un ipertesto e quindi che cos'è un link fra due pagine di Word e fare un semplice ipertesto. Però siamo noi che dobbiamo preparare le cose ad hoc, ripeto, sono bambini della primaria, per cui tutto deve essere calcolato e tutto protetto. Ora, io non conosco le vostre realtà territoriali, però c'è anche il territorio, esistono le biblioteche dove i ragazzi possono comunque avere un computer protetto e possono accedere ad internet. Il famoso cooperative learning, ad esempio, noi spesso l'abbiamo risolta così. Un bibliotecario fantastico, va detto, perché poi comunque immaginate gruppi di bambini di 10 anni piena euforia che vanno a fare i compiti di pomeriggio, comunque scompenso in una biblioteca silenziosa ne portano, un bibliotecario fantastico, e loro spesso andavano, si ritrovavano in biblioteca. Vi faccio un esempio proprio stupido, noi insegnavamo a Livigno, Livigno è innevata tutto l'anno, no, non posso andare a casa di Tizio, non posso andare a casa di Caio perché poi la mamma si arrabbia, sporcano il pavimento, loro si ritrovavano in biblioteca, semplicemente per un discorso di sporco il pavimento perché ho gli scarpettini di neve, non perché poi effettivamente mancassero gli strumenti. Però loro si ritrovavano, ripeto, questa era la situazione di Livigno, quello poi al suo territorio, però anche il territorio va considerato. Infatti anche la situazione, visto che la collega aveva preannunciato che la situazione era molto, molto particolare e disagiata nella classe, il momento preoperatorio non può essere fatto a casa, allora lo faccio a scuola. Ma il materiale, sì, per esempio. Scusate, ci devo togliere la parola, però dobbiamo andare, secondo i tempi che dettati anche da chi ci ospita, dobbiamo andare adesso nel salone per un ultimo saluto, un ultimo quarto d'ora di riunione plenaria, per dirci queste ultime cose che vogliamo in qualche maniera che ci rimangano anche dopo. Tutte queste domande bellissime, state facendo la discussione in altre, sarebbe stato bello continuare da un'altra ora, la sfruttiamo su Facebook, sulla classica capovolta.